Prepariamo il pesce capone o lampuga in agrodolce, una ricetta tradizionale siciliana. Per iniziare, prepariamo le cipolle in agrodolce. Le puliamo, le affettiamo e le mettiamo in una padella con un pizzico di sale, coperte ad appassire. Per questa cottura abbiamo scelto di utilizzare la padella in ghisa di Vintage Cuisine. Dopo un po' andiamo a mescolare, verifichiamo a che punto sono. Ancora vogliono qualche minuto, ecco, dovranno essere così morbide e quasi trasparenti. Lasciamo ancora qualche secondo prima di unire un generoso filo d'olio d'oliva e lasciamo così soffriggere a fiamma vivace, mi raccomando. Quando le cipolle hanno soffritto per un po' di minuti, andiamo ad unire lo zucchero, mescoliamo ed uniamo anche l'aceto. La fiamma dovrà essere alta in modo da sfumare bene l'aceto. Lasciamo così qualche minuto a cucinare in modo che l'alcol evapori totalmente e come vedete inizierà a crearsi quasi una cremina. Le cipolle richiederanno ancora qualche minuto prima di spegnere e dedicarci al pesce. Ecco, io spegnerei. Hanno la consistenza perfetta. Dedichiamoci al pesce. Pulito e sfilettato, andrà tagliato in 4 più pezzi, poi infarinato su tutte le sue parti. Quando avrete infarinato il tutto, fate attenzione a far penetrare la farina su tutte le parti del pesce. Friggiamo in abbondante olio. Non vi mostro la frittura perché non l'ho fatta in casa, ma l'ho fatta in un'altra cucina. Dopodiché la mettiamo in una pirofila, un pizzico di sale e andiamo a sistemare sul pesce le cipolle che abbiamo preparato precedentemente. Una volta versate le cipolle sul pesce, non dovrete servire subito il piatto. Questo dovrà riposare circa 15 minuti coperto. In questo modo le cipolle daranno ancora più gusto al pesce e vi assicuro che questo piatto tiepido rende molto di più. Prima di servire, una spolverata di pepe nero se vi piace e qualche foglia di mentuccia fresca.